Signori, i migliori soggetti del secondo raggruppamento, quello dei cani di tipo Pinscher, Schnauzer e Molossoidi, a cominciare dall'alano nero, terrier nero russo, bull mastiff, cane corso italiano, bovaro del Bernese, Terranova, dog de Bordeaux, Tosa Inu, Boxer Fulvo, Hofavart, Sharpei, Schnauzer Pepe Sale, Bulldog Inglese, Schnauzer Nano Nero Argento, Schnauzer Nano Pepe Sale, Schnauzer Nano Nero, Pinscher Nano, San Bernardo a pelo corto, invito tutti i terrier a recarsi nel pre-ring, grazie. Attention please, all terrier breeds in collecting ring, thank you. La nostra giudice Ghisa Shaker sceglierà i migliori rappresentanti del secondo raggruppamento. Ricordatevi quali sono gli 8 finalisti che vedremo alla fine di tutti i raggruppamenti per il Best in Show finale, il titolo più ambito di ogni esposizione. Abbiamo già un primo finalista, Best in Group, il pastore australiano. Parliamo del secondo raggruppamento, un raggruppamento molto numeroso, il raggruppamento dei giganti della specie canina. Abbiamo ottimi cani da guardia, da difesa, da compagnia. Se pensiamo ai più piccoli, sono degli ottimi cani da guardia, avvisatori. Ovviamente loro darebbero la vita per il proprietario, ma la piccola mole fa sì che siano degli ottimi avvisatori. Abbiamo diversi tipi di pelo in questo raggruppamento, ricordatevi sempre che i soggetti a pelo duro, come gli Schnauzer, non vanno tosati ma strippati. Abbiamo un cane da salvataggio, il Terranova, un cane da fattoria, infatti il nome originario della razza del bovaro del Bernese è Tannenhund, ovvero cane da fattoria. Vedete come per la valutazione dei soggetti di minore mole viene utilizzato il tavolino proprio per facilitare l'operazione di giudizio e la valutazione
di tutte le caratteristiche tipiche della razza. Tutti i giudici che vedremo lavorare durante queste giornate, l'esposizione nazionale di oggi e internazionale di domani, hanno in mente lo standard di razza. Cos'è lo standard di razza? È la descrizione delle caratteristiche ideali. Nelle esposizioni canine, che sono una valutazione zootecnica della qualità dei soggetti presentati, non vengono mai confrontati tra loro due soggetti, ma viene confrontato ciascun soggetto con la descrizione del soggetto ideale appartenente a quella razza. La descrizione parla di taglia, di assi craniofacciali, di lunghezza del collo, di posizione delle orecchie, forma e posizione degli occhi e così via. Una serie di caratteri anche molto precisi che definiscono il tipo della razza. Abbiamo i primi tre finalisti: Bull Mastiff, The Gamekeeper's Dog, come viene definito, il cane del guardiacaccia. Cane, mi viene cane da montagna del Bernese perché in inglese è Bernese Mountain Dog, ma è il bovaro del Bernese, Terranova. Schnauzer nano nero argento e Schnauzer nano nero. Bulldog inglese, un grande applauso agli altri migliori di razza delle razze appartenenti al secondo raggruppamento. Terranova, bovaro del Bernese, Bull Mastiff, Bulldog inglese, Schnauzer nano nero argento, Schnauzer nano nero, e finalisti di questo splendido secondo raggruppamento dell'esposizione nazionale di Bolzano. Ricordo agli appassionati di agility che nel capannone Verona alle 16.45 ci sarà la disputa della Tuner Cup. Ecco i tre finalisti.
Good. Invito la nostra giudice Giza Shaker a recarsi sul podio, dove la raggiungerà sul terzo gradino il Terranova. Al secondo posto lo Zwergschnauzer nero. Giro d'onore per il best in group del secondo raggruppamento, il Bull Mastiff. Faccio presente che alle 16.45 nel ring a Verona, nel capannone di Verona, comincerà la Cannel Club, il Tunnel Club per...